I fisici altoatesini hanno partecipato all'esperimento del CERN di Ginevra ed esultano per il progetto che consentirà di conoscere l'universo. Anche dei fisici altoatesini questa mattina a Ginevra hanno preso parte all'accensione dell'acceleratore di particelle che punta a ricreare le condizioni del Big Bang che ha generato l'universo. Vediamo. Il mondo non è stato inghiottito dal buco nero. Sembra riuscito per ora l'esperimento Big Bang 2. 3.000 scienziati di 30 paesi, tra loro anche qualche fisico altoatesino, impegnati al Consiglio europeo di ricerca nucleare di Ginevra a studiare l'origine dell'universo. Attraverso questo esperimento, in un tunnel circolare scavato 100 metri sottoterra, è stato lanciato un fascio di protoni, per ora solo una prova, in un senso. Da domani, invece, si dovrebbe creare un gigantesco autoscontro fra tutte le particelle subatomiche che verranno lanciate, scatenando così energie che normalmente si registrano solo nello spazio. Da qui, sottoterra, la materia disgregata tornerà per un istante allo stato che aveva alcuni miliardesimi di secondo dopo il Big Bang. Tecnologia e scienza, un grande passo in avanti. Noi scopriremo tantissime cose che sono necessarie per capire meglio come noi siamo nati come mondo e come è nata tutta la materia che ci circonda. Sicuramente la cosa più importante o la domanda più importante che circonda tutto questo esperimento è la ricerca di questa particella che si chiama particella Higgs, di quel famoso fisico che 40 anni fa ha postulato che c'è una particella molto importante che descrive la fisica sperimentale. Sicuramente quello è molto importante. I primi scontri fra protoni avverranno nelle prossime settimane e per vedere la macchina funzionare a pieno regime bisognerà aspettare il 2009.